Guarda come siamo combinate, alle 5 di mattina c'è una fila di 300-400 macchine, non c'è niente, boh, non si sa che si deve fare qua. Amici di Teleclub Italia, prosegue il nostro viaggio attraverso le stazioni dell'Interland a nord di Napoli. Oggi proviamo a vedere com'è possibile raggiungere la stazione TAV di Afragola dalla stazione di Casoria. Il navigatore ci dice che ci vogliono 18 minuti per appena poco più di 9 km. Come vedete sono le 16:58, vediamo a che ora arriviamo. Siamo ad Afragola e come vedete ci sono delle indicazioni che ci dicono che ci portano ad Acerra e Casalnuovo, ma non alla TAV. Ancora altre indicazioni per Acerra e Casalnuovo, non per la TAV. Siamo da Fregola in zona San Marco e questa è la prima indicazione verso la stazione che troviamo. Eccola qui, la vediamo in lontananza. Questo segnale ci indica come il sottopassaggio sia spesso sottoposto ad allagamenti. Fortunatamente oggi piove poco. Un materasso e la TAV. Ancora dobbiamo avvicinarci e come vedete già iniziano le file di auto che aspettano le persone. Eravamo partiti alle 16:58, sono le 17:15 e siamo arrivati. Nonostante sia definita da molti una cattedrale nel deserto, come vedete il parcheggio è pieno. Non si può dire che non sia utilizzata. Andiamo a chiedere però come mai ci sono così tante persone che aspettano all'esterno. È venuto a prendere qualcuno alla stazione? Da dove viene? Caserta. Ci sono altri modi che per raggiungere Caserta? Ad Afragola no. Devo prendere l'auto obbligatoriamente perché non ci sono mezzi pubblici purtroppo che collegano i nostri paesi dell'Interland a questa stazione. Io personalmente vengo da Caivano e quindi però so che anche altri amici miei che abitano nei paesi limitrofi hanno lo stesso disagio mio. Usa spesso questa stazione? Da Cerro sul Gestrino. Ora ci stanno facendo una cosa, ce la fanno. E non poteva venire con i mezzi pubblici? Dove stanno? Non ci sono. Guarda come siamo combinate, alle 5 di mattina c'è una fila di 300-400 macchine, non c'è niente, boh, non si sa che si deve fare qua per andare avanti. Da dove viene lei? Io vengo da Santa Maria Vico, provincia di Caserta. Poi? Per tornare a casa ci vuole un'ora. Il traffico che c'è a Cancello, il traffico che c'è qui a Castelnuovo è un macello. Non ci sono, non c'è niente, guarda. Tu si vieni domani mattina alle 4, c'è una fila di 300-400 macchine qua e si fermano tutte qua. Vieni domani mattina e vedi, alle 4 e mezza e 5. Tutti pendolari, sì. Come avete ascoltato, da Casoria ad Afragola siamo stati fortunati. C'è chi questa stazione è costretto a prenderlo senza navette pubbliche, senza bus, ogni giorno, nel più completo disagio.